Negli anni 50 la cronaca registra spesso episodi singolari e curiosi che animano la vita delle città e delle valli. In Valle di Cembra, ad esempio, un intero paese si raduna attorno a Beniamino Poyer e Rosa Pedot, che assieme ai loro 10 figli festeggiano i 60 anni di matrimonio. In città, invece, la curiosità dei trentini è attratta dal Circo di Spagna, che per la prima volta arriva in Piazza Dante col suo spettacolo multicolore e festoso. Dopo 88 anni di presenza sulla scena del mondo, Beniamino Poyer da Grumès si inginocchia oggi nuovamente davanti all'altare per dire sì un'altra volta, come un giorno in cui, 60 anni fa, lo disse a Rosa Pedot, un'arzilla vecchietta che ha una buona età, 84 anni e un umore gaio come non si è mai smentito. I due Poyer hanno oggi attorno tutto il paese, non solo per l'eccezionalità dell'avvenimento, ma anche perché a loro la gente vuole sinceramente bene. Hanno avuto 10 figli e 7 stamani fanno corona alla loro gioia. Ci sono poi i nipoti in grande schiera, il coro parrocchiale canterà la messa delle feste grandi e alla fine anche la direzione della cooperativa, della quale lo sposo di Diamante è membro, farà loro le congratulazioni di rito. Se andate a chiedergli qualcosa del buon tempo antico, Beniamino vi narrerà che quando non c'era il telefono né il telegrafo, la gente che aveva bisogno del medico andava da lui, che aveva fiato e faceva gratis il podista fino alla casa del dottore. Una volata da Grumès a Cembra. Con cronometrica puntualità spagnola, cioè con un esatto quarto d'ora di ritardo sull'orario previsto, ha avuto luogo ieri sera nella nostra cittadina, cioè in Piazza Dante, il primo spettacolo del Circo Espana. Anche questo circo si è adeguato ai gusti più recenti e questo induce a formulare alcune riserve. Se le mosse e le mossette imposte agli orsi della Russia e del Tibet erano ragione prima di disagio che di difetto, il coraggio e l'abilità dimostrati dallo zazzeruto domatore e dalla sua compagna a tu per tu, anzi a bocca, con 4 rispettabilissime leoni e con una leonessa, hanno fatto trattenere il respiro ai molti, non moltissimi, spettatori. Una parola a parte merita l'unico clown che si è distinto non per la felicità di comiche battute, ma per la mimica composta e tuttavia appropriata e per la spassosa destrezza nel suonare diversi e strani strumenti. Da ultimo fu tutto un garrire di bandiere multicolore, sorrette dagli artisti a seconda della propria nazionalità. Si trattò insomma di una parata estremamente amichevole e pacifica. Il fatto che si sia svolta dentro la gabbia dei leoni non ci pare che avesse un significato particolare.